Buongiorno fiorelline, oggi facciamo colazione insieme con tè, fatto da sola perché non c'ho più questo tè, questo che fai veloce. E adesso via la sigla e ci vediamo dopo. Fiorellini, adesso facciamo colazione. Allora, mi sono fatta tè a frutti di bosco e mi mangio come sempre due fette biscottate, che non si vede niente perché vediamo un po', e due fette biscottate solamente, perché non è che due fette biscottate. Comunque, quello non è finito, quando prende la pensione Guerino vediamo se c'è quell'altro tè, perché quello che mi aveva dato non mi piace, non sa tanto di limone e neanche dura un mese, perché so di meno. Se non ce l'ha al limone, ripio frutti bosco o qualche altra, però deve essere una scatola perché sennò non mi basta. A me sinceramente piace il limone, a me piace il limone di più te, però guarda, me l'abbiamo avuto fino a mattina, stanotte ripiove un'altra volta. Tempo brutto. Lo salutavi? Piove sempre qua. Se ne sta a fare inverno, vedi? No, non fa freddo, però piove. Tempo brutto. Poi siccome che piove, piove fino davanti alla porta di casa, mi si fa notte vietate, perché poi questo è marmo, è come se fosse bianco. Certo, se la vendono i venti bianchi, ma il marmo è uguale. Ci metto il tappeto, ma non tutti, se puliscono i piedi, quanto entrano. Ciao, piove, macello. Si nasconde perché questo è colorato, è marmo questo qua. Però quanto piove, macello. Vabbè, comunque, io ci metto il tappeto, però c'ha le scarpe con le punte sotto le scarpe. Fammi un po' di scarpe sotto. Nisso dice sotto. Quella che c'ha i pallini, che c'ha la cosettina tondi. Fai stampi. Io. Sono... vedi? Allora è Guerrino che non si pulisce bene i piedi. Quanto fa fuori? Oggi No, nessuno mi ho trovato i stampi. Figura se gli dassi la cera, si fa i venti. Per darcela qui dovresti mettere i ciabatti fuori il balcone. Perché poi quanto piove, piove. Non lo so, perché è fatto in una maniera il balcone che si bagna fino davanti alla porta. Davanti alla porta non posso mettere il tappeto perché i cani me se lo portano via in mezzo al giardino. Allora lo devo mettere dentro casa un tappeto per pulirci, perché mi riportano via, perché all'inizio si stava e perciò, però si bagnava il tappeto perché piove fino davanti alla porta. Un anno che qui ha nevicato, ci siamo trovati alta come la mezza porta di neve, perché
Quanto? Perché siccome è tutto aperto, avevi visto il balcone, no? C'ho solo il muro così. Però la parte di qua è tutto aperto. Quando piove, se piove aperto, poi. Quell'anno mi ricordo c'è stava pure Jerry ancora, quello che era cieco, cioè, Ranocchio. Ah, ma comunque. Vabbè, comunque è quasi finito. Io adesso vi posso lasciare. E ciao, al prossimo video. Speriamo che domani è una bella giornata. Oggi pomeriggio scappa un po' di sole. Quando scappa il sole, ti senti. Io sinceramente mi sento meglio, mi sento più felice. Invece con il tempo così che piove, ti fa venire sonno. Un periodo, ricordo qualche anno fa, uscivo sempre a casa. Mi sto sempre a casa, sempre a casa. Mi sveglio alle 4 di mattina, poi dopo alle 4 e mezza mi alzo, metto un po' di casa, un po' di bere, il bagno, un po' di tutto quanto, e poi me ne vado a letto. Tanto è presto, quando fino alle 6 ho finito, un'oretta, un'ora e mezza ci vuole, e poi. E poi dopo mi metto a letto, tanto che devo fare. Non devi fare niente qua. Una volta che hai pulito. E perché non faccio colazione la mattina? Faccio colazione adesso che sono le 8:45. Faccio colazione. E perciò niente così. Mamma mia, mi sono cresciuti i capelli, poi mi sono venuti gonfi. Il primo giorno, appena ti lavi, sembra che mi faccio la piastra. Poi dopo mi si iniziano a gonfiare tutte le robe così, perché certo io ce l'ho ricci in realtà i capelli, anziché mi ancora ricci così. E va bene, io adesso vi lascio. Un giorno devo andare giù da quel dottore del dentista per dire che mi hanno dato l'appuntamento a giugno. Fa l'astra, denti, e non ci sono andata più. Tanto il 18 c'ho l'appuntamento, c'ho i primi di aprile per dire che non me l'hanno dato a giugno, e perciò da luglio, però a luglio io c'ho appuntamenti. Vabbè, comunque lo vedrò. Comunque io adesso vi lascio perché fine questo video, e grazie alle persone che hanno visto l'inizio alla fine. Un mega bacio. Ciao, prossimo video!